Bentornati dall'Associazione dei Web Cattolici Italiani, WECA, l'appuntamento settimanale con i video tutorial. Oggi guardiamo al mondo della comunicazione post Covid-19. Oggi lo facciamo con Claudia Di Lorenzi dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale nasce per volere del Santo Padre Francesco come istituzione volta a promuovere lo sviluppo umano di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. L'uomo quindi è la sua missione e con l'uomo è chiamato a comunicare. Secondo la sua missione, i suoi interlocutori sono le chiese locali, tutto il popolo di Dio e gli uomini di buona volontà. Comunicare con loro vuol dire anzitutto ascoltare, ma poi anche informare, dare speranza e costruire il futuro. In questo tempo di pandemia, nell'impossibilità di incontrare i suoi interlocutori, il Dicastero ha dovuto individuare nuove forme di comunicazione, tutte ospitate nell'universo digitale. Ecco allora il moltiplicarsi di webinar, di videomessaggi ed anche l'intensificarsi della comunicazione sui social media. La crisi pandemica ha posto grandi sfide al mondo della comunicazione. Il Santo Padre ha parlato di una infodemia per descrivere una informazione non veritiera, caotica, inaffidabile, emotiva, incapace di ascoltare lettori, spettatori, follower, bisognosi invece di comprendere e di essere rassicurati. Proprio l'ascolto, sottolinea Francesco nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, è una forma di servizio, un atto d'amore, è ciò che edifica la comunione e l'ascolto è ciò che il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale si propone di esercitare proprio nel suo essere comunicatore. Un ascolto che porta avanti in molteplici direttive secondo modalità nuove proprio in tempo di Covid. L'incontro abituale con le conferenze episcopali di tutto il mondo ha trovato spazio online. Negli incontri via web i vescovi hanno raccontato del loro impegno per sostenere i fedeli durante la pandemia, per mettere a disposizione dei governi le strutture sanitarie cattoliche numerose, anche le più semplici, per sensibilizzare la popolazione e portare il Vangelo attraverso la TV, la radio, il web. Ovunque sono emerse difficoltà legate al prodursi o all'acuirsi di una crisi economica, ci hanno raccontato, ma anche dovute all'insicurezza alimentare, alla chiusura delle scuole. Parimenti, ovunque però si è assistito ad una crescita della solidarietà e del senso di comunità. Questo tempo di pandemia non ha ostacolato neppure l'opera di ascolto che il Dicastero porta avanti per il tramite della sua sezione migranti e rifugiati verso appunto gli sfollati, i migranti, i rifugiati, le chiese che li accompagnano e li sostengono. Attraverso i suoi coordinatori regionali la sezione si occupa di conoscere la situazione migratoria di tutti i paesi ed anche di raccogliere singole storie e iniziative. Si tratta di storie di accoglienza, di solidarietà e di crescita comune. Ne troviamo sul sito web della sezione ed anche sui profili social. E le annuali campagne di comunicazione proposte in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato e del Migrante nascono per dare corpo ad una comunicazione generativa, che sia dunque veritiera, propositiva, centrata sulla persona, rispettosa della dignità umana ed anche delle differenze. La pandemia ha poi evidenziato l'esigenza di ripensare il rapporto fra l'uomo e l'ambiente in direzione di una maggiore tutela della casa comune. Alla luce dell'enciclica verde di Papa Francesco è nata la piattaforma di azione Laudato Si, un luogo virtuale dove dar voce alle esigenze di sostenibilità emerse in piccole e grandi comunità in tutti i continenti, un invito al racconto, alla condivisione di esperienze, di iniziative, un'occasione per il vero di maturazione nel rapporto fra gli individui e con l'ambiente. Pensando invece alle esigenze informative, il Dicastero ha messo a disposizione molti strumenti sul suo sito web. Un kit sui vaccini pensato per i vescovi, le diocesi, le parrocchie, le agenzie sanitarie, propone informazioni sul vaccino anti-Covid e poi anche delle risorse per la preparazione
duration delle omelie e contenuti per i media. C'è una guida al coronavirus per combattere la disinformazione ed una library con documenti, link, materiale audio-video, opuscoli ed anche testimonianze pensate in particolare per le chiese dei paesi più poveri. Sono poi disponibili video interviste, podcast scaricabili. Ma in questo tempo di pandemia alla Chiesa è chiesto di offrire qualcosa in più, di dare speranza. Ecco allora che tramite la sua Commissione Vaticana Covid-19 ed in collaborazione con la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, il Dicastero ha realizzato un rosario Crisi e Salute con testimonianze di dolore e di rinascita legate al Covid, scaricabile dal sito web del Dicastero e tramite un'app. Allo stesso scopo è stato pubblicato anche un volume intitolato Accompagnare le persone in sofferenza psicologica nel contesto della pandemia da Covid-19, con riflessioni di natura teologica, etica, spirituale e pastorale. Non mancano riflessioni, meditazioni e vengono segnalati anche due libri di Papa Francesco, il primo contenente le catechesi sulla pandemia intitolato Guarire il mondo, il secondo che invece individua le direttive della rinascita dal titolo La vita dopo la pandemia. E proprio costruire il futuro, in conclusione, è uno dei compiti che oggi guidano il Dicastero, anche sul fronte della comunicazione. Esso è affidato alla Commissione Vaticana Covid-19, voluta dal Santo Padre per immaginare un futuro migliore per tutti, che trae insegnamento dall'esperienza pandemica e vede rinnovati tutti gli ambiti delle attività umane: l'economia, la salute, la politica, il rapporto con l'ambiente, il settore delle migrazioni e poi anche quello della sicurezza. Attraverso il dialogo con esperti, istituzioni, ONG, aziende e privati, si tratta di elaborare insieme un pensiero nuovo che disegna cambiamenti coraggiosi e di comunicarlo perché sia accolto e condiviso. Grazie a Claudia Di Lorenzi della Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, con la cui collaborazione è stato realizzato questo tutorial. L'appuntamento da Weka è per settimana prossima.